Eccoci. Senti che bella musichina che c'è sotto. Come state? Tutto a posto? Bene, ragazzi, benvenuti. Si sente tutto? Sì, perfetto. Vedo che si sente. Vi vedo attivi, molto bene. Ok. Buonasera a tutti. Allora, 13ª puntata di Fractal School, aperta a tutti questa. Questa sarà aperta per questa sera, poi diciamo rimarrà a disposizione per gli abbonati al canale, tutti gli abbonati questa volta, non solo quelli come sostenitori avanzato. E ok, good afternoon, there's also some non-Italian guys because I am streaming also on the G66 YouTube channel, but the live stream will be in Italian. If you have questions in English, no problem, I will try to answer you. Molto bene, condizionatore birre Fractal School, what else? Marco Munari, tutto bene. Tra l'altro devo dare anche il benvenuto a Federico Miscia, che si è abbonato, grazie Federico, molto bene. Ok ragazzi, allora cominciamo. Allora il Fractal School ha trattato nelle lezioni precedenti tutto quello che riguarda, diciamo, le basi, che sono basi che vanno bene per tutti i sistemi, e tra l'altro anche i sistemi analogici. E abbiamo visto tutti i vari effetti, la posizione degli effetti. Ecco, adesso cerchiamo di fare, diciamo, di finalizzare tutto quello che abbiamo visto nelle versioni precedenti, nelle puntate precedenti, cercando di mettere in pratica e andare fuori a suonare dal vivo, anche perché fortunatamente si comincia. Io ho già suonato sabato, domani è un'altra data a Legnago, a Verona, quindi i veronesi, se sono in zona, possono venire, e quindi siete benvenuti. E allora l'idea è proprio quella di darvi delle informazioni su come organizzare le patch. Si chiamano patch, non si chiamano preset. Perché patch? Perché in realtà la patch è un percorso, è una patch, sarebbe pezza in realtà, però diciamo è una come dire, un sistema, un collegamento di tante cose, perché mentre il preset è relativo a un come dire, cioè il riverbero ha un preset, cioè il riverbero hall, cioè il riverbero plate, cioè il riverbero room, eccetera, eccetera. Room non quello da bere, ma room come stanza. E la patch invece è composta da tanti effetti che si connettono, si collegano tra di loro, per quello si chiama patch sostanzialmente. È un po' quello che succede anche negli studi di registrazione quando io uso i patch bay. I patch bay servono per collegare i vari effetti l'uno con l'altro, ecco, giusto perché così abbiate anche questa informazione. E quindi vedremo come organizzare al meglio una patch, anche per sfruttare al meglio il sistema, perché se diciamo utilizzato non correttamente si rischiano di avere alcuni problemi fondamentalmente, perché la macchina va saputa, okay, giusto per utilizzare un termine un po' giovanile, va saputa, come sapevilo, no? Quindi questa sera appunto vedremo come si crea una patch. Allora togliamo la chat, tanto vi vedo comunque, quindi tutte le domande ve le vedo benissimo, anche per ingrandire il discorso. Togliamo anche il titolo, che a noi in questo caso non interessa più. Ok, molto bene. Vedete che tra l'altro qui sotto ho il riquadro dell'FM3, perché poi voglio farvi vedere anche come operare sull'FM3 direttamente dall'interfaccia, che ritengo sia una cosa assolutamente utile, e anche perché diciamo nell'esperienza live molto spesso avete bisogno comunque di ritoccare alcuni parametri, quindi ci sono delle modalità che permettono di ottimizzare e gestire al meglio i parametri e averli subito pronti per l'uso. Ok, allora vi condivido il software, ok, a tutto schermo. Qui ho già una patch creata. Come sempre vi ricordo che lavorare nel digitale
è come lavorare nell'analogico, l'unica cosa è che i collegamenti sono fatti in modo virtuale, ma di fatto quella che voi vedete che è il grid, la griglia dove disponete gli effetti, potrebbe tranquillamente essere assimilata alla vostra pedaliera. Qui vedete un esempio di come, diciamo, io costruisco questo è il mio ultimo preset, ma diciamo direi di partire come sempre da zero. Allora andiamo a creare un preset nuovo, lo creiamo qui, 411, tra l'altro questa patch me la metterò disponibile, grazie Luca, grazie mille per super chat. Vi metterò a disposizione poi la patch che sarà poi disponibile per tutti, in questo caso anche per tutti gli abbonati al canale, nelle directory condivise che trovate, ricordo sempre, nella community del mio canale. E bene, partiamo con, allora, con che tipo di struttura possiamo avere. Ci sono due tipologie, due filosofie di costruzione del, diciamo, del suono. Dipende un po' dalle caratteristiche, e questo dipende da voi fondamentalmente. Cioè, prediligete una situazione dove avete l'ampli combo e i pedali davanti, quindi tutte le varie distorsioni eccetera eccetera, oppure io ho sempre utilizzato, ad esempio, ampli multicanali, almeno due o tre canali che ti permettono di utilizzare il canale clean, crunch e lead. Io ho avuto per anni la Bogren Ecstasy, avevo la Steven, la Pancake, ho avuto il Mesa Triaxis eccetera, ho sempre lavorato con il BIDI, quindi con la programmabilità dei miei setup fondamentalmente. Però diciamo, questo non esclude la possibilità di fare quello che si vuole fondamentalmente. Molto bene, poi magari scrivete cosa voi tipicamente utilizzate. Ecco, io partirei innanzitutto da un setup. Che amplificatore utilizziamo? Ma io userei uno che mi piace abbastanza, che è basato su una Plexi, perché tra l'altro, ecco, giusto anche, cerco anche di darvi dei consigli ai naviganti. Adesso io, per esempio, devo fare una sostituzione di un amico che non può suonare il 30 di luglio con omaggio a Gianna Nannini. Sto preparando il repertorio. E se voi notate, soprattutto durante i live, molto spesso le chitarre non hanno così tanti suoni. Cioè, io ho visto che tanti utilizzano i preset, tanti utilizzano. Allora, io ho visto parecchi chitarristi, parecchie situazioni dove alla fine si utilizza anche un suono solo, lavorando molto con il volume, perché per esempio quelli che sono normalmente in studio sono i puliti, dal vivo molto spesso sono crunch. E devo dire che questa è una cosa, ovviamente dipende dal genere, questo è senza ombra di dubbio, però diciamo nel pop rock è più facile incontrare situazioni dove si ha un leggero crunch che dinamicamente, con il controllo del volume, con la plettrata eccetera eccetera, permette di avere un controllo del suono. E mentre altri generi chiaramente vogliono un clean proprio cristallino. Chiaramente dipende dalle vostre situazioni, però ecco, ho notato che molto spesso nella musica pop è preferibile avere un suono leggermente crunch, in modo tale da poter controllare la distorsione in modo molto dinamico, e poi metterci tutta una serie di pedali per avere lead più o meno carichi di gain. Anche qui sono sempre filosofie, sono scuole di pensiero, ma ripeto ancora una volta, non cambia nulla che voi ragioniate su un sistema analogico o un sistema digitale, assolutamente. Tipicamente, ecco, quello che posso dirvi io è che il clean proprio puro difficilmente c'è, anche perché comunque se io utilizzo un combo a un volume abbastanza sostenuto, comunque non è un clean, è un suono abbastanza compresso, perché il finale si comprime, che è un po' quello che a noi piace. Allora, direi di cominciare subito a costruirci una patch. Io utilizzerei per questa situazione partiamo da un suono medio crunch, con una Plexi. Quindi vado a sistemarmi, creare col pulsante Quick Build, vado a creare il mio rig composto dall'ampli. Intanto metto il cabinet, ok, l'ingresso, l'uscita, ok,
E intanto colleghiamo tutto l'ambaradan. Tac, vi ricordo, per collegare si clicca sull'uscita e si va direttamente dove si vuole e si realizza il circuito. Ok, tra l'altro adesso mi metto anche gli auricolari così posso anche suonare, altrimenti se mi entra per i monitor diventa un po' un problema. Allora, ecco qua. Aspettate un secondo, tale che così posso anche suonare nel mentre. Ok, molto bene. Andiamo a prenderci il chitarrello. Eccolo qua. Togliamo la musichina di sottofondo che non ci interessa più. Ok. Interessante. Vabbè, un bel suono, devo dire. È fatto da cosa? Non lo so, perché qua è tutto programmato a caso. Andiamo a vedere cosa ha selezionato. Togliamo il quick build. È uno dei miei clean preferiti, che è il Custom Audio, Preamp Clean, come un cabinet. Ah, vabbè, ha preso l'1x4 Pignos 57. Non so neanche male. Se io ci metto un riverberino, il riverberino che solitamente va sempre messo alla fine di tutto, ok, quindi vado a metterci un bel riverbero. Tipicamente a me piace molto il medium plate. Ok, l'unica cosa che vado a cambiare sono i 2 secondi di tempo di decay. Ok, abbassiamo un po' il mix perché è troppo. Molto bene. Adesso intanto andiamo a selezionare un cabinet un po' più interessante. Allora, ovviamente adesso io vado veloce perché su tutte queste cose ve le ho spiegate nelle altre lezioni. Allora andiamo a selezionarci un 4x12, ma tra quelli che a me piacciono potrebbe essere, ma selezioniamo questo, un greenback con il 57, vediamo. Ok, allora intanto organizziamoci il nostro flusso di lavoro. Io tipicamente preferisco, allora, col Fractal e la maggior parte dei sistemi digitali, la cosa migliore è quella di lavorare per scene o, per quanto riguarda il Fractal, Snapshot per quanto riguarda l'Helix, Shene per quanto riguarda Edras, e più o meno tutti i sistemi lavorano così. Perché? Perché fondamentalmente tutti i sistemi digitali richiedono un certo tempo per poter caricare in memoria le simulazioni. Quindi quando io cambio un preset, diciamo, lui chiede tempo e praticamente si crea un buco audio che è abbastanza fastidioso, a meno che io abbia, diciamo, una situazione di band dove posso anche tranquillamente cambiare il preset. Tanti lo fanno, ad esempio, senza aver problemi, però diciamo è più corretto l'uso delle scene. Perché è più corretto? Perché è un po' quello che tra l'altro accade anche nella realtà. Nella realtà voi avete un amplificatore, avete gli effetti, o li accendete e spegnete a mano, quindi a piede sostanzialmente, oppure ci sono i vari MIDI looper. Ok, e questa è la situazione più vicina al concetto delle scene. Cioè i MIDI loop non sono altro che delle pedaliere MIDI che hanno al loro interno dei loop per poter collegare i vari pedali e poter, quindi i pedali in realtà rimangono tutti accesi sostanzialmente, e io tramite questi looper decido le varie scene, che potrebbero essere la scena per il clean con il delay, il clean più il chorus, più il compressore, il crunch con l'overdrive, più overdrive, il volume più alto, più basso, eccetera eccetera. Questa è la situazione che io mi devo andare a creare con il live, per cui non ha senso nei sistemi digitali lavorare con i preset, ha molto più senso lavorare invece con le scene. Ok? Molto bene. Allora, ritorniamo un po' nella nostra situazione. Ok. Quindi chiamiamo questo preset intanto MF School 13. Ok.
E andiamo, ecco, una cosa bella dei sistemi FM3 e AXFX3, questo non era presente ad esempio nei vecchi AX8 e AXFX2, la possibilità di nominare le scene. Qui poi il come nominare le scene potete scegliere quello che volete. Io tipicamente faccio 1, 2, 3, quindi la 1 è il lead, il 2 è il crunch e il 3 è il clean, però che è una cosa opposta a quello che fanno la maggior parte delle persone. Quindi cercherò di seguire questo schema anche in questo caso, però ovviamente potete fare quello che volete. Allora, questa la chiamiamo clean, ok, bene, e la salviamo anche, visto che siamo qui, la salviamo. Ok. Poi io direi di chiamare un bel crunchettino. Ok. Allora, quindi per chiamare il crunch andrei sulla scena. Ecco. Notate che nel sistema Fractal, poi dipende dai vari sistemi, le scene non solo vanno a accendere e spegnere i blocchi, ma vanno anche hanno la possibilità di andare a cambiare i canali, che è una delle cose più interessanti. Quindi io posso dire la scena A con il canale A del mio amplificatore, che è appunto il Customized Clean. E, anzi, giusto per fare qualcosa di più conosciuto, andiamo a scegliere il Double Verb Nolmar, che poi più o meno è lo stesso ampli alla fine, non cambia tantissimo, che è il Fender Twin, tipicamente. Sentiamo come suona. Secondo me anche più carino. Bello, me piace. Adesso andiamo per esempio a crearci un crunch. Un crunch, quindi andiamo a selezionare la scena 2. Vado a selezionare la scena 2. Tra l'altro imparate anche a utilizzare i comandi veloci, ragazzi. Cioè posso selezionare sia con la freccettina, ma se io premo Command o Control in Windows, Command 2, vado direttamente a selezionare le scene che voglio. Vedete, Command 3, vado sulla 3, Command 4, eccetera, eccetera. Quindi è molto comodo, molto veloce poterlo fare in questo modo. Quindi questa qua la chiamiamo crunch. Nel crunch, allora, il crunch lo posso fare in vari modi. Allora, mettiamo la tipica configurazione da ampli, quindi manteniamo l'ampli quello che è, quindi un Fender Twin, ok, lasciamo, adesso ha cambiato canale, ma rimaniamo sul canale Double Verb, quindi salvo la scena, devo sempre salvare la scena per mantenere i canali selezionati, quindi senti, vediamo. Tipicamente cosa faccio? Andrò a metterci un pedale davanti, quindi un overdrive, tasto destro, chiamo il drive. Ok, cosa andrò a metterci? Vogliamo metterci un classico Tube Screamer TS-808? Tec, eccolo qua. Sentiamo come suona. Bene, mi piace, salviamo. Ecco, una cosa bella del Fractal è che solitamente, vedete che io non vado praticamente a toccare i controlli. L'unica cosa che ho attivato il bright sull'amplificatore. Per il resto, solitamente quando scegliete, diciamo, i blocchi sono già a posto così. Non si tocca quasi nulla. Ci sono alcune domande. A parte come sto, grazie, sto bene, ciao Tommaso. Se lavori con i preset immagino che diventa così obbligatorio. Sì, diventa obbligatorio attivare lo spillover, però poi te lo farò sentire il tempo di c'è un ritardo veramente, c'è un buco veramente molto lungo, io non riuscirei mai a utilizzarlo con Onco, ma non lo utilizzo anche proprio per una mia volontà, non voglio utilizzare i preset, cioè è proprio una cosa che non mentalmente, cioè voi dite che, cioè io ho l'esperienza con il digitale, però la mia esperienza digitale mi permette di fare tutto quello che facevo con l'analogico. Quindi non ho cambiato una riga di quella che è la mia filosofia. Sicuramente ho molta più versatilità, però diciamo ci tengo a mantenere la mia tradizione di avere di avere una gestione del sistema molto tradizionale. Cioè in un sistema tradizionale io ho l'amplificatore al massimo a più canali, i pedali davanti
e ho eventualmente avevo i sistemi MIDI che mi permettono di che, non so, avere diciamo delle memorie con i chorus, delle A più lunghe, eccetera eccetera. Però l'amplificatore, il cabinet rimane sempre lo stesso, l'amplificatore rimane, diciamo, può avere, può essere lo stesso oppure avere più, più canali, ma questa rimane la mia filosofia di base. Mi trovo bene così. Poi chiaramente, ragazzi, io non è che sono depositario della verità e dovete fare tutto, tutti quello che dico io. Diciamo che io vi do degli spunti in base alla mia esperienza, poi voi applicate le vostre esigenze e eventualmente siamo qui per discutere delle varie soluzioni. Stefano Zanotti, ciao Marco, secondo te Mam Music Man Cut Class è una buona chitarra? Zanotti, stiamo parlando di preset, perché mi domandi della chitarra? Cioè, impariamo a rimanere a tema, ragazzi, non facciamo le domande, non è una serata question, cioè, Fractal School numero 13, stiamo parlando di come costruire un pezzo dal vivo, non si parla di chitarre, ok? Molto bene. È la stessa differenza tra mettere la referenza automatica oppure super regolare tutti i parametri in manuale. Sì, più o meno, non è proprio, non è, ci sono molte analogie con la fotografia, però in questo caso è un po' diverso il concetto. Ritorniamo un po' nella discussione. Quindi io mi sono creato il crunch, ok. Controllo un attimo i livelli, per controllare i livelli vado sull'uscita. Un po' altino, quindi abbasso un pelo, ok, il livello. Tra l'altro, se faccio Command L, ricordate che posso regolare anche, eccolo qui. Pietro, se fare il reset del canale, sì, dell'amplificatore andrebbe fatto, quindi possiamo anche farlo, quindi Command I, oppure facciamolo con, io non lo faccio perché ormai sono già tutti resettati, però giustamente si potrebbe resettare, vedi che cambia praticamente quasi nulla, c'è solo il bright che cambia. Adesso il livello è riportato a meno 12 dB, quindi lo abbasso un pelo perché sennò... Molto bene, allora questo è praticamente il crunch. A questo punto ritorniamo sulla memoria 1, che è la scena 1, che è il pulito, ok? Vedete, in questo caso il drive rimane attivato, lo devo spegnere, per spegnerlo lo seleziono, vedete in giallo, allora, scusate che vi ingrandisco, quindi lo seleziono in giallo e premo la barra spazio per disabilitarlo. Faccio salva, ok, CTRL S, anche questo, abituatevi a usare i comandi senza selezionare i vari, diciamo, i vari menu, ok? Quindi CTRL S, CTRL 2 per andare sulla scena 2. Ok. Adesso facciamo la scena lead. La scena lead... la facciamo sul 3, ok, lead, e sì, le ade, ho messo una in più, ok, save. Allora, in questo caso, per esempio, potremmo fare una scena lead aggiungendo un drive, quindi ho bisogno di più distorsione, oppure, molto comodo in questo caso, sarebbe dire, ok, io il drive ce l'ho già, e cambio canale sul drive, quindi vado a selezionare il blocco B, e vado a selezionare per esempio un drive che è un po' più carico, tipo il Compulsion Distortion HP. Ok, per esempio questo qua, sentiamo come suona. Carino, eh? Aumento il drive, vediamo come suona. Salvo, quindi CTRL S, e quindi adesso ho, vedete, quando io vado a selezionare il canale 2, Command 2, il drive mi cambia da A a B, vedete?
seleziono il 3 di nuovo. Aspetta che c'è qualcos'altro che sta cambiando. Ecco, io vi consiglio di controllare anche che non cambi qualcos'altro. Vediamo, no. Ah sì, c'è, cambia l'amplificatore, vedete. Manteniamo l'amplificatore che è il... là, infatti sentivo che c'era un cambio. Quindi quando andate in block info potete controllare se i canali come stanno selezionando. Vedete, tra il 3, il 3 c'è il drive B, il 2 c'è il drive A, vedete? E quindi controllate, diciamo, lo stato dei vari blocchi in modo tale che avete sott'occhio che non... Perché a volte capita che, diciamo, tra le scene c'è qualcosa che cambia e non capite il perché. Allora la cosa è andare a vedere che non ci sia qualche blocco che sta cambiando, voi non ve ne rendete conto. C'è il block info proprio per darvi questa, questa informazione. Vedete? Ok? Quindi basta che lo attivate e lui mi fa vedere i vari blocchi come cambiano. Quindi il 3, eccolo qui, eccolo qui. E poi ho l'1. Eccolo qua. Molto bene. Ciao Marco, è possibile che se metto un muff davanti a un twin, se non spingo col mio gain dell'amp, il suono rimane cupo e poco distorto? Proviamo a metterlo. Facciamo un'altra scena, ok, che è la 4. Questa volta vedete che qua mi rendo conto che l'ampli è cambiato, quindi ritorniamo. Tra l'altro, se voglio essere sicuro che l'ampli sia sempre, guardate, fate una cosa di questo genere: selezionate l'ampli, andate sulla parte block e dite all scenes, ok, si chiama scenes in inglese, set to A, in modo tale che su tutte le scene sia selezionato il canale A e siamo a posto. A questo punto tu dici che vuoi mettere un big muff. Allora andiamo a selezionare, lascio i due drive che ho selezionato lì e non li tocco. Vado a selezionare un ulteriore drive e vado a selezionare il big muff, che è il PI fuzz, questo qua. Andiamo, come suona da big muff. Microfono è troppo basso, ragazzi? Forse sono troppo alto io con il fractal. E posso anche alzare un peletto il microfono se mi sentite poco, ma è già abbastanza alto, eccolo qua. Ok, questo è il suono del big muff. Tipicamente, ecco, questo, cioè, lui suona così, perché nella realtà suona così, non è che ci sia tanta differenza. Semmai io, per esempio, vi consiglio di utilizzare, adesso vi faccio un trick, un altro drive per andare a boostare il big muff. È un po' la situazione alla David Gilmour. Quindi io metto un secondo drive, lo metto qui e ci metto ad esempio una TS-808. Ok. È un suono completamente diverso. Poi posso anche divertirmi a scambiarli, per esempio. Faccio così. Cambia completamente. E qua posso crearmi un po' tutte le mie situazioni, ad esempio posso... Però rimaniamo con un solo drive, ragazzi, per adesso. Quindi togliamo questo qui, mettiamo uno shunt e ritorniamo. Allora siamo nella scena numero 3 e quindi andiamo a selezionare il B. Perfetto. Bene. Puoi provare una simulazione Procorat? Andiamo, allora il Procorat è questo... Il PA, mettiamo sul D, però Procorat deve essere questo Rat Distortion. (Susurra)
Ok. Beh, sui drive potete divertirvi a farvi a fare tutto quello che volete. Non è l'obiettivo di farvi sentire i drive questa sera, l'obiettivo è quello di organizzare il nostro flusso di lavoro. Quindi ritorniamo sul B, che è il compulsion drive. Mi piace tantissimo questo drive. Bene. Poi tipicamente, questo potrebbe essere anche il mio crunch volendo, perché poi io potrei anche dire, ad esempio, potrei avere lead 1, ok, lead 1, anzi scusate, lead 1, e poi potrei aver bisogno di un lead ulteriore, un lead 4, un lead 2 con più gain. Allora in questo caso, per esempio, siccome mi piace questa scena qua, cosa faccio? Faccio scenes, copy current scenes sulla 4 e quindi vado a copiarmi questa scena nuovamente sulla 4, bene, e vado invece che a chiamare compulsion distortion HP, me ne creo un altro, sempre compulsion distortion, ok, HP, però questa volta col drive molto più alto rispetto a quello di precedente. Vediamo come è fatto, ok, quindi un po' più alto, lo metto a canna e sentiamo come suona. Ok, questo è il lead 4. Questo è il 3 che è meno distorto. Questo è il 2 che è il crunch. E questo è il clean. Riccardo Poci, ma due drive in parallelo? Hai mai messo due drive in parallelo tu nella tua vita? Riesci a metterli? Cioè, li puoi mettere, ma non ha senso. È una cosa assolutamente, secondo me, assolutamente insensata. Anche perché si sommano l'uno con l'altro, secondo me non viene fuori niente di buono. Però puoi provare. Adesso io non lo provo perché so già che è una cosa insensata, quindi preferisco andare avanti. Allora, poi, per esempio, continuiamo a creare la nostra linea. Tipicamente io sui clean, siccome li uso più che altro per fare degli arpeggi, ballad, cose di questo genere, ci metto un bel compressore. Il compressore lo metto all'inizio. Compressor. Ok. Mi va bene anche questo compressore qui. Provo con essenza. Anzi, gli do un po' più volume. Ok, alzo un po' il threshold. Ovviamente vi rimando alla lezione sul compressore, perché questa è molto lunga, tra l'altro. Eccolo qui. Per darmi un bel sustain. Aumento un po' la compressione. Bene, adesso sempre sul clean io comincerei a metterci un delay anche, ma ok, lo mettiamo qui. Per adesso mettiamolo in serie, non facciamo come abbiamo visto sempre sulla lezione sui delay. Io metto il mio delay preferito, che è lo stereo tape, ok. Lo resettiamo, va che è meglio. Anzi, andiamo sul stereo tape. Già molto bello, perché ok, posso anche regolare un po' più alto il mix e lo lasciamo così. Bene,
Allora, salviamo questa scena, poi ci metterei anche un chorus, cosa dite? Io direi di metterci un bel chorus qui. Ok. Bel chorus, lo mettiamo qua. Molto anni 80. Salvo la scena, ok, quindi questo lo chiamo bel clean, bello per fare. Oh, ma non so, vuoi accordarti allora? Aspettate che mi accordo perché. Vengono le corde relativamente nuove, ma ha voglia di rompere le scatole, quindi c'è anche il bel tuner. Infatti un po' fuori. C'è il sol. Eccolo qua. Hola. Bene, salviamo la nostra scena clean. Ritorniamo adesso sulla scena 2. Attenzione, perché nella scena 2 è facile che ci troviamo alcuni. No, sì, ci troviamo per esempio il delay acceso. Il fatto che siano accesi o spenti dipende un po' da come era selezionata la memoria in precedenza. Quindi controllate sempre lo stato dei pedali. Ecco, qui io per esempio. Ovviamente adesso ho il delay che sta andando, però. Adesso ritorno sul canale A. Questo delay qua ovviamente non lo uso nel crunch. Allora, o lo spengo, quindi. Però io di solito, a me piace sempre avere un po' di delay appena appena per fare, non aumento il reverb, no, metto un po' di delay. Quindi cosa faccio? O metto un secondo delay, oppure utilizzo lo stesso delay che c'è qui, sostanzialmente, e lo copio sul canale B, quindi copy A su B. Ok, seleziono il B, dove vado a, attenzione, non vado a, il mix lo lascio così come sta, vado a togliere un po' di input gain, perché lo vado ad abilitare. Allora, perché faccio questa cosa qua? Abbasso ancora l'input gain. Giacarelli, I will speak about the perform preset later on. Sorry. Aspetta che c'è la mail che sia aperta, chiudiamo qua. Allora, vedete che praticamente cosa succede? Che il canale B è diverso dall'A. Guardate questi parametri qui. Questa parte qua, quindi il mix rimane al 30, più o meno al 30%. L'A cambia l'input gain. Ok? Rispetto al delay, quindi nella scena 2 io vado a selezionare il delay canale B. È un delay un po' in sordina, cioè un po' sullo sfondo, mentre quando vado nel clean. Ok, quando seleziono il 2. Perché vado a lavorare con l'input gain? Perché non voglio cambiare il mix? Perché cosa succede? Siccome sto lavorando sullo stesso delay, ok, e sto usando lo stereo tape, nel momento in cui cambio da una scena all'altra, se io sono nel clean e cambio nello stereo tape, lui praticamente mantiene le ripetizioni precedenti. Però cosa succede? Siccome il mix sarebbe diverso, mi alzerebbe di colpo la coda. E io voglio che invece rimanga il volume, cioè è uno spillover vero, quindi voglio che le ripetizioni che avevo nel canale clean continuino ad andare per conto loro. Ve le esagero giusto per farvi vedere la cosa, no? Quindi se io sono nel canale A e metto la ripetizione al 60%, seleziono il 2, sentite che non c'è cambiamento di coda, la metto al massimo così. Io seleziono il 2 e sentite,
L'unica cosa ovviamente che è cambiato è il feedback, perché il feedback è chiaramente più corto sul nuovo, però fondamentalmente il volume rimane lo stesso. Se io facessi la stessa cosa con il mix, ve lo faccio vedere, perché sennò non ci credete. Quindi se io adesso abbassassi il mix, ok, in questo modo nel canale B, avrei invece questo risultato qua, quindi si abbasserebbe di colpo perché lui incontra il nuovo mix. Invece io voglio che il mix rimanga sempre lo stesso, quindi al 29.6, in modo che quando cambi rimane lo stesso. E come faccio a regolare la nuova intensità del delay? Con l'input gain. Che va a, diciamo, lavorare solo sul delay, non sul segnale. Ecco perché lo sentiamo più basso, ma la coda rimane la stessa di prima. Ok? È chiaro questo concetto? Se non lo capite? Ok, torniamo. Ok, vediamo se ci sono. L'altra sera durante un live ho alzato lievemente il livello della scena lead e quando ho attivato la FM3 è andata in warning, chitarra muta al momento del solo. Come organizzarsi per i cambi veloci? Antonio Lugo, adesso lo vediamo. Chiaramente vuol dire che avevi la CPU che era già al limite e quando hai cambiato scena hai introdotto... Allora, non è che gli effetti, a seconda di come sono accesi e spenti, assorbono diverse risorse, per cui se magari un effetto è spento, poi lo accendete e contemporaneamente fate delle altre cose, può essere che andate nel limite. Dovete sempre tenere d'occhio la CPU. La CPU per non andare in sovraccarico. Il fractal funziona così, ragazzi, non è che sia peggio o meglio, funziona così perché è una macchina che va usata in modo consapevole. Se invece voi non volete avere problemi di non è la macchina per voi, ecco, lo dico molto tranquillamente, senza problemi. Cioè fractal vi mette a disposizione, il concetto è questo, ragazzi, io posso scegliere di avere tutto limitato come prestazioni, in modo tale che a prova di stupido, qualsiasi cosa io metta non satura mai la macchina, però ho tutto limitato. Oppure, siccome so che Fractal è un sistema professionale, l'ho scritto proprio oggi, tra l'altro ho messo questa... Cioè, quando io compro una cosa professionale, devo essere professionale nell'atteggiamento. Se io sono professionale, devo essere consapevole di quello che faccio. Quindi... è inutile che utilizzi, se io so che voglio un riverbero ad altissima definizione, lo posso usare, ma devo essere consapevole di quello che faccio. No, cioè, quelli che mi dicono, ah, ma io compro una macchina e devo poter far tutto, vuol dire che non hai capito niente, non sei assolutamente una persona professionale, perché una persona professionale sa sfruttare esattamente al punto percentuale le risorse della sua macchina. Cioè, questa cosa qua, veramente, cioè, fate la figura degli stupidi se dite una cosa di questo genere. Perché, oh, ma io la macchina... No, non esiste, ragazzi. Cioè, io ho... Oh, anche nell'Axe FX3 io posso saturare la macchina, ma è un sistema professionale. I sistemi professionali vanno saputi, ok? Per cui, se io so quali sono gli assorbimenti della macchina, ne faccio l'uso. Ho qui un valore della CPU che adesso in questo momento è del 60%, ok? Lo devo tenere d'occhio. È chiaro che se io viaggio nell'intorno dell'84, 85, eccetera, eccetera, mi posso aspettare che da un momento all'altro, per qualsiasi motivo, la CPU, diciamo, vada in saturazione. E quindi devo cercare di ridurre. Ci sono mille modi. Nel Fractal School ve l'ho spiegato come si fanno a ridurre, si può ridurre, diciamo, le prestazioni di riverbero, eccetera, eccetera. Anche perché dal vivo... Per esempio, io posso utilizzare i cabinet ultra resolution, ma non serve a niente dal vivo. Cosa ve ne fate dal vivo? Cioè, su un impianto dove siete in una birreria, cioè vi serve l'ultra res, quello lì non lo utilizzate. Ma dici, ma io voglio poterlo utilizzare. Ho capito, in studio lo utilizzerai. Dal vivo non ha senso usarlo, ma il sistema ti dà la possibilità di utilizzarlo. Io per esempio li uso perché vado a, diciamo, limare tutto quello che mi serve in modo tale da ottimizzare la macchina, che è quello che sto cercando di fare questa sera, sostanzialmente. È un uso professionale del sistema. Se invece non guardo le cose e butto dentro a caso, cioè se io compro una reflex da 6.000 euro, ragazzi, voi pensate che la prima fotografia che fate viene fuori una fotografia da fotografo professionista? Assolutamente no, viene fuori una merda, ok? Cioè,
se non sapete usare una reflex da 3000 euro, non farete mai una foto decente, neanche se la mettete in P, anche perché solitamente macchine di quel genere lì, quindi nel modo automatico, non hanno nemmeno il programma automatico, perché è una macchina rivolta dei professionisti. Voi qui davanti avete un sistema professionale e quindi dovete imparare ad utilizzarlo. Ok? Molto bene. Ma aggiungendo un secondo delay in serie non aumenta il segnale? No, perché? Perché dovrebbe aumentare il segnale? Il delay non ha un amplificatore, cioè diciamo il blocco ha un guadagno unitario, quindi non c'è un parametro di sì, c'è il livello generale qui, ma se io c'è questo livello qua, però diciamo aumenta tutta la linea, non è che aumenta il segnale, ecco. Ok. Puoi mostrare adesso il duck delay? No, non te lo mostro, ragazzi, cerchiamo di rimanere, guardate ogni tanto il titolo della, per cortesia. Allora io sto facendo questa lezione aperta a tutti, ok? Perché solitamente i Fractal School ci sono solo quelli che sono abbonati al canale, che seguono il Fractal School, e sono 30-40 persone quelle che sono fondamentalmente. Questa sera ho voluto farla diciamo più espansa. Però per cortesia, anche per rispetto di coloro, diciamo, di tutti quanti e anche del sottoscritto, se io sto parlando dell'organizzazione della patch, stiamo parlando dell'organizzazione della patch, non parlatemi di chitarre, non parlatemi di effetti, non parlatemi di altro. Ecco, questo è il concetto, proprio perché sto facendo una lezione in chiaro, quindi disponibile a tutti. Normalmente queste lezioni le faccio, diciamo, solo per gli abbonati, ecco, quindi va benissimo, mi fa piacere che voi partecipiate, fate pure le domande, ma non risponderò alle domande che non sono attinenti al tema, quindi vi prego per cortesia di guardare il titolo della lezione e cercare di fare le domande attinenti a quello che sto facendo. Vi ringrazio, molto bene, e grazie per la collaborazione. Ok, quello di Antonio Ruvo comunque interessante, perché poi lo guardiamo, cioè, vedremo poi mettendo i vari effetti come andremo a lavorare, diciamo la CPU si caricherà e andremo a vedere quali sono le ottimizzazioni da fare eventualmente per andare a utilizzare al meglio la macchina. La domanda comunque tienitela, cioè io la tengo lì buona, perché effettivamente è quella che mi serve proprio per la serata. Buona informazione con l'input gain, ok, Bucco Gabriel. Ciao Marco, intervieni mai sul livello output situato in Tools Setup Out EQ1? Io sono dovuto ricorrere ad alzare questo valore a 7 dB perché sono con gli in-ear collegato a un mixer digitale insieme agli altri. No, allora probabilmente è questo valore qui che tu intendi. Questo l'ho spiegato nei parametri di settings. Questo output lì va tenuto a 4 dB solitamente, non va messo a meno, perché il meno dB, 10 dB, che normalmente è selezionabile, che è anche quello di default, è il livello che va usato per esempio con apparecchiature di vecchia generazione che hanno una sensibilità d'ingresso troppo elevata. Normalmente si utilizza 4 dB, quindi mettetelo pure in quel modo lì. Ok, input gain or level difference to regulate delay? No, the level, you can use the level only if the delay is in parallel. Typically you don't need to touch the delay level in this case. If you want to change, to keep the mix in the same value and want to decrease the delay effect, you can use the input gain. And I told you, it's better to use the input gain because you can keep the tails of the previous scenes as it is, and it doesn't change. This is the difference to use the mix and input gain. Ciao Marco, mi sono sempre chiesto con FM3 preparo le patch in cuffie ben dinamiche di te personale dal vivo. Secondo te è meglio prepararle con le LX8? No, prepararle sempre con le cuffie, assolutamente. Perché le LX8 servono come backline, non ha senso farsi i suoni con le LX8. Le LX8 sono una tua backline proprio quando suoni dal vivo, cioè non devono essere prese come, perché quelle cambiano a seconda se le metti alte, le metti basse, come tutti o hai dei monitor professionali o hai le cuffie. Meglio farle in cuffie e usare le Alice come per darti la ciccia dietro le spalle, questo è il loro scopo.
Okay, what block and parameters are dangerous to live? To live, live reverbs, delay, amp level, drives for give a sound engineer a good sound and a little work. Jay Cariali, I will show you later on. Step by step, I will show you what is the flow chart of the patch. Ma in live c'è modo per settare un control switch tra i cambi scena? Ho visto che resetta soltanto cambiando i preset. Ok, il control switch poi lo vediamo, è sulla lezione dei modifier, un po' più complicato. Che programma usa per suonare dal vivo? Jacopo Nanni, mi sembra che non hai capito molto la scena. Sto usando Fractal, Jacopo Nanni. Allora, stavo dicendo, allora, quindi questa è la scena clean, suoniamola. Passiamo un pelo al mix che è un po' troppo tanto alto. Molto bene. Ok, andiamo sulla scena 2, quindi abbiamo detto, stavamo parlando di delay, quindi nella scena 2 il delay, vedete che l'input gain, lo vediamo anche qui, si abbassa, ok, in modo tale che a me piace sentire il delay sotto sempre, che mi faccia un po' di effetto ambiente. Anche qua decidete voi se accendere o spegnere. In questo caso, ripeto, lasciate il mixer così come sta, vediamo un attimo, era 26,3, scusate che l'avevo corretto, quindi lasciatelo sempre a 26,3, quindi non toccatelo, ok, e andate a regolare l'input gain. Anche qui, se volete, non è che sia, io vi sto dando dei suggerimenti, poi potete fare quello che volete. Io preferisco farlo così, ancora una volta, perché così mi rimangono le code della scena precedente senza che varino di volume. Poi posso fare il delay, ok? Allora, in questo caso vedete che si sono accesi un po' di effetti, è necessario spegnerli. Quindi tolgo il compressore, tolgo il chorus. Qua posso fare ancora una volta, per esempio, siccome è un lead leggero, diciamo, posso abilitare il delay col canale B, quindi un po' più basso. Ok, salviamo questa scena con Ctrl S, andiamo sul lead 2. In questo caso, per esempio, anzi devo chiamarlo lead 2, perché sennò non cambia. Lead 2. Ok, molto bene. Spegniamo il chorus che non serve, a meno che non... E quindi il delay in questo caso lo lasciamo più alto, oppure potrei fare una via di mezzo. Quindi potrei copiare la scena A, cioè il blocco A, sul blocco C per creare un terzo delay, ok, un po' più, quindi vado a selezionare il blocco C e questa volta l'input gain lo porto a 64%, ok, quindi un lead un po' più. Ok, lo salviamo e ho fatto 4 scene. Bello, cosa dite? E sto usando un ampli solo in questo momento, Ok? Vediamo. Come metti i due amplificatori o due cabinet in stereo? I due amplificatori o i due cabinet in stereo? Sono sul FM3 Bucur Gabriel, per cui ho solo un ampli e solo un cabinet. Come si mettono due cabinet in stereo per un ritmo pesante? Sono già in stereo perché il riverbero è stereo in questo momento, quello che stai ascoltando è stereo.
E i delay, anche questo l'ho spiegato nella lezione sui delay, sono stereo, perché sentite le ripetizioni, sono sfalsate l'una con l'altra. Ok? Se voglio aumentare ancora di più lo stereo, per esempio, posso usare il chorus. Usare il chorus, per esempio, posso vedere usare uno stereo chorus, mettiamolo sul canale B, uno stereo chorus a 4 voci. Passiamo però al mix. Ma che forte, Antonio Franzoff, che figata sto programma, ora lo cracco. Eh sì, il problema è che, caro Antonio, dovresti craccare anche sto affare qua. Questo è il problema. Perché questo oggetto qua che sta suonando non è il programma. Quello che stai vedendo è l'editor di questo oggetto qua, pensa a te. Mi spiace molto, ma funziona così la storia. Ecco, va bene. Ritorniamo a guardare il nostro editor del Fractal FM3. E poi ecco una cosa interessante, allora, visto che ho già costruito le scene, potrei aver bisogno di andare a regolare i volumi di uscita. Una cosa che secondo me è più utile in questo caso è utilizzare diciamo i livelli delle scene. I livelli delle scene li trovate sull'uscita, l'uscita 1, eccolo qua, vedete che trovate scenes level, e quindi potete andare a regolare la singola scena. Per esempio il lead lo posso regolare un po' più alto, è la scena 4, quindi, anzi la scena 3 e la scena 4. Io solitamente metto 2 dB e 6, dipende un po' dalla situazione, e quindi vedete che a un certo punto rispetto alla scena questo crunch, e quindi gli avete dato il boost. Ok, molto fico. Questo è, diciamo, il controllo. Adesso, per adesso le tengo allo stesso volume, in modo tale da non avere sbalzi di... Però solitamente la differenza la si fa in questo modo qua. Prima, tante volte io non uso, diciamo, la mia scena, per esempio, la mia scena crunch è lead 1, ok? E lead è il 4, e quindi alzo solo questo. Adesso vi faccio... Quindi mantengo la stessa distorsione, lo stesso ampli, ok? E faccio questa differenza. Sentite adesso la differenza tra il 3 c'è qualcosa che sta cambiando. Cosa sta cambiando tra il 3? No, ok. Ok, molto bello. Ok, in questo caso mi sono creato quindi la differenza tra i lead. Vedete, con le scene, col volume delle scene potete crearvi tutte le combinazioni possibili. Ok ragazzi, direi che più o meno ci sono quasi tutti gli effetti che si possono mettere. Poi potete mettere tremoli, delay, adesso non è questo lo scopo di creare una patch estremamente complessa. Qui diciamo c'è più o meno tutto. Adesso io faccio un'ulteriore scena, ok, in questo caso la 5, dove questa volta vado a cambiare anche l'amplificatore. Ok, vado invece che utilizzare il double normal, vado a cambiare ampli, quindi vado per esempio sul canale B e vado a scegliere per esempio un ampli che secondo me ci sta bene in questo contesto,
che potrebbe essere una classica Plexi, che a me piace molterrimo, è la, fatemela vedere, che è questa qua, la 6CA7, questa è molto bella. Faccio un bel reset di questa qua, sentiamo come suona. Eh sì, l'ho anche cancellato, quindi ho fatto una cazzata. Allora aspettate che bisogna che riseleziono. Ho fatto il delete, ok, quindi allora tolgo il drive, tolgo il chorus, questo lo chiamiamo lead, mettiamo amp 2, non so, quello che volete, anzi plexi 1, ok. Allora questa volta andiamo sull'ampli e andiamo a selezionare il canale B, no, più l'A, e andiamo a selezionare la plexi, che è, eccola qua, la 6CA7. Ok, sentiamo come suona. Andiamo al delay così, il delay voglio che sia il B, va bene. Aumentiamo un po' il drive. Salvo. Adesso in questo caso ho la differenza di due ampli. Seleziono la 5. Allora, molti di voi hanno, diciamo, notato, cioè, che se io rimango con gli stessi effetti, lo stesso amplificatore, praticamente, diciamo, il suono non si interrompe mai. Quando cambio l'amplificatore, il canale amplificatore, è l'unico momento in cui c'è un leggerissimo, ma è un leggerissimo. Allora, alcuni non lo tollerano. Se non lo tollerate, non è la macchina per voi. Io ci suono dal vivo senza nessunissimo problema, ok? Questo è il piccolo lag che si crea. Se vuoi, per voi è un'interruzione insostenibile, per alcuni crea dei problemi, per me non crea nessun problema, quindi... Poi sentite che le code rimangono. Molto bene, questo potrebbe essere un plexi crunch, poi mi piacerebbe fare un bel plexi molto più cattivo, no? Quindi a quel punto potrei, copio questa scena, la scena numero 5 la copio sulla 6, e a questo punto potrei andare quindi sulla 6 a usare questa volta il delay C, ok, quindi un po' più delay, e accendere anche un drive. A questo punto potrei, ad esempio, qua li provo tutti e quattro, però no, accendere tutti quelli che ho creato, il TS808, sentiamo. Bello nasalone. Proviamo il Compulsion Distortion. A me piace un po' di più, fa più casino, ovviamente adesso sono con una chitarra con i single coil, quindi... Fico. E questo lo chiamo Plexi 2, ad esempio. Ecco, io quello che sicuramente non vi consiglio di fare è quello di cambiare anche il cabinet. Perché se voi cambiate,
sia l'ampli che il cabinet, allora questo piccolo ritardo si allunga. Però per me non ha senso, perché come vi dicevo, a livello di flusso logico dal vivo, voi non è che cambiate canale dell'ampli, ma non è che cambiate amplificatore, okay? A meno che non vi portate dietro due amplificatori, per cui per me ha molto più senso, anche per avere l'omogeneità del suono, per avere un suono clean che non sia completamente diverso dall'ampli. Quindi se dovete cambiare l'ampli, cambiate solo l'ampli, ok? Mettete, usate i drive che volete, potete cambiare tutti i canali senza nessun problema, sappiate che appunto c'è il cambio dell'ampli che ha questo, perché diciamo deve caricarsi in memoria il nuovo ampli, c'è questo piccolissimo stacco, cioè per alcuni può essere un problema, se è un problema cambiate macchina. Bello col TS, a Riccardo piace col TS, quindi lasciamolo col TS. E quindi qua, allora questa è la scena 6, la scena 1, la scena 5 senza drive. Bella, eh? Ok. Proviamo a vedere la 4. È quasi più bello il suono. Bellissimo suono col CompuDrive. Questa invece è la Plexi. Bellissimo. Questo è il caso col drive. È quasi più bello che con l'ampli, è come mamma mia che botta effettivamente, perché è un po' quello che succede tra l'altro con gli ampli clean, quando ci metti il pedale giusto davanti hai tutta la dinamica dell'ampli, quindi e qua è praticamente un ibrido degli ibridi, sto usando il CompuDrive con il Double Verve, quindi un Fender Twin come ampli, però il cabinet, attenzione, è una 4x12 con il 57. Capite che creatività c'è dietro questo suono qua? Ok, molto bene. Adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante per quanto riguarda invece l'utilizzo dal vivo. Allora passiamo a farvi vedere l'FM3, perché? Perché intanto vedete le scene che sono anche in questo nello schermo. Poi, tra l'altro, cosa molto importante, andiamo a definirci come gestire le scene con i vari pulsanti. Ecco, allora qua, per esempio, imparate anche a utilizzare l'interfaccia on board, che è sempre una cosa importante, buona e giusta, no? Allora, se per esempio vi dimenticate come gestire un certo foot switch con una scena, non perdetevi d'animo. Allora adesso qua mi allontano un po' dal microfono, cercherò di parlare. Allora andate in setup, ok, FC controller, ok, spero che si veda bene, anzi lo ingrandisco, ok. Allora praticamente il primo menu si chiama EZ, Easy sarebbe,
la traduzione. E lui praticamente vedete, premi any foot switch. Allora a questo punto io premo il primo. Vedete, sul primo viene fuori un menu, lo ingrandisco anche, eccolo qua, così si vede meglio. Vedete che c'è un menu dove io posso andare a selezionare il tipo di categorie che voglio selezionare per la funzione tap, quindi la funzione di diciamo di pressione del pulsante. Quindi in questo caso posso selezionare la modalità scene oppure quella che voglio, effetto, utility, la stessa cosa che trovate sull'editor è uguale identico, però abituatevi anche a utilizzare l'interfaccia on board, no? Quindi a questo punto, per esempio, andate a utilizzare la scena select, quindi seleziona la scena e in questo caso la numero 1, oppure selezionate quella che volete, ok? Se andate giù, attivate anche la funzione hold, ok? In questo caso io non la sto assegnando, quindi premendo il tasto 1 vado a selezionare la scena. Vedete? Prendiamo home, a questo punto se io premo l'1 vado a selezionare la scena numero 1, ok? Ok, a questo punto faccio la stessa cosa, la scena 2, quindi entro nel menu setup, ecco, perdo un po' il fuoco, scusate, quindi vado su FC controller, eccetera, eccetera, premo il tasto 2, anche ancora una volta, sono già selezionate, quindi va bene, non lo faccio vedere, però vedete, scena, tasto 2, oppure sulla 3, e vedete che posso selezionare direttamente da qua. Vedete che in alto qui compare anche lo foot switch che avete assegnato. Per esempio, se io sulla 3, perché visto che a Bukur Gabriel piace la 4, voglio la 4, allora a quel punto lì sul pulsante 3, ok, posso andare a selezionare la 4. Allora mi fermo qui e vado a dirgli utilizza la 4. Benissimo, quindi se io seleziono, ok, adesso vado su home, bellissimo, fantastico, fantastico. Ok? Questa è la scena 2. Molto bene. Poi un'altra figatissima, ragazzi, che dovete imparare a usare sono i performance. I performance sono queste cose qua. Vedete che se io vado avanti con le pagine, vedete qui c'è performance PP e performance global. Allora, queste sono due pagine, ok, che adesso sono vuote. Questa è in realtà è già piena, assolutamente non lo è. E queste due pagine vi consentono di attivare i controlli diretti di tutta una serie di parametri del sistema, ok? Ad esempio, guardate, allora questa è si chiama è la seconda pagina, adesso si vede poco il contrasto del display, comunque si chiama, la selezione, vedete che si chiama Perform PP per preset, quindi vuol dire che questa pagina è dedicata unicamente al preset, quindi a seconda, mentre questa è globale per tutti i parametri. Allora questa pagina qua, che sono veramente molto utili, si definiscono nell'editor, e quindi adesso ve li faccio vedere l'editor, ok? Allora, se voi andate nel menu Perform, vedete, avete due riquadri, come questi qua. Questo, allora facciamo così, ve lo cancello, Clear Global, ok, facciamo un bel reset, quindi voi partite normalmente da zero, e qui andate a sistemarvi tutti i parametri che vi interessano per i vari preset. Allora, tipicamente, per esempio,
potrebbe interessarmi. Allora, qui avete i parametri globali, dove trovate tutti i parametri, diciamo, cioè questa schermata è valida per tutti i preset. Questa invece è assegnata al singolo preset. Allora, cosa serve? Come faccio a definire questo sistema? Allora, tipicamente, cosa mi serve dal vivo per, diciamo, accedere subito al sistema, senza dover navigare? Perché, allora, faccio vedere. Se io avessi bisogno di controllare l'ampli, allora, mi rendo conto che il livello è un po' troppo alto, oppure... Allora, cosa faccio? Faccio così. Io devo andare alla schermata di home, devo premere layout, ok? Imparate però queste cose qua, ragazzi, non dimenticate. Premo layout, a quel punto lì col cursore, vedete che navigo, ad esempio, sul blocco amp, faccio edit... E qua mi compare tutto l'edito degli amplificatori, quindi qua posso selezionare tutti gli amplificatori, vado sulla pagina successiva, qua posso selezionare i toni, i driver, bright, eccetera, eccetera, con le due, sono due piani per passare da un piano all'altro, ok, e avanti così. Utilizzate ogni tanto queste cose qua perché è importante che le sappiate utilizzare, però diciamo può essere un po' complessa come situazione da controllare. Invece mi interessa... diciamo utilizzare quelle pagine che vi ho fatto vedere. Allora, ritorniamo un attimo sull'editor. A questo punto tipicamente io voglio controllarmi i parametri dell'amplificatore. Allora, cosa faccio? Questi qua e sono sempre quelli che controllo perché sono quelli più utili. Allora, cosa faccio? Vado sul blocco amplificatore, per selezionare il blocco amplificatore vado qui qui è il tipo di blocco che voglio selezionare, questi sono tutti i blocchi presenti nella mia patch, seleziono l'amp e vedete che per l'ampli ho il drive, bassi, medi, alti. Quindi, allora a questo punto, magicamente, ragazzi, guardate cosa faccio. Trascino il controllo drive su questo bottoncino qui. Trascino i bassi, i medi e gli altri. E adesso guardate cosa succede. Se io vi faccio vedere la... la pagina di Global, la prima è ancora vuota, però se io vado sulla seconda vedete che ho il controllo dell'amp, bassi, medi, alti, chiaro? Vedete? Adesso per esempio posso andare a mettere un ulteriore controllo, sono sull'editor qui sotto, guardate, adesso voglio per esempio mettere il bright switch, tac, lo seleziono e guardate che compare il bright switch, che posso controllare con tac, con la manopolina qui, on off. Non solo, ma ho anche la riga sotto, vi faccio rivedere l'editor, eccolo qua, vedete, c'ho anche la riga sotto qui, dove posso, per esempio, mi torna comodo andare a mettere il volume delle scene, perché se io devo andarmi a regolare le scene, come faccio? Allora, a quel punto lì, dove sono le scene, ragazzi? Provate a indovinare, sul blocco di uscita. Quindi, vado nell'editor, eccomi qui, vado nell'editor, vado nel blocco di uscita, che è output 1, e vedete che troviamo i livelli delle scene. E quindi, per esempio, io ho utilizzato 5 scene, posso mettermi il livello della scena 1, il livello della scena 2, la 3, la 4 e la 5. In modo tale che voi con un colpo d'occhio vedete, adesso ve lo faccio rivedere, avete tutto, vedete, output e qua sotto per passare basta semplicemente che voi siete nella home, ok? Questa è la home, andate avanti di una pagina, dobbiamo ancora fare questa che è quella relativa al preset, quindi sarebbe la stessa cosa di mettere un boost. Dipende, Tommaso Bellizzi, se il boost lo metti dopo l'ampli è come avere un boost, ti alza il volume generale sostanzialmente la scena, se il boost lo metti prima ha un'altra funzione ovviamente, ecco. Però vedete che hai tutti i controlli già pronti, disponibili, senza dover entrare. Scena 4 è troppo alta, è la scena lead, Gabriel, l'abbiamo messa apposta, ok, se no vai qui e te la regoli, quindi vado qua, vado giù e vado a regolarmela come desidero, ok? Allo stesso modo ho invece il
per preset, cioè quindi io posso selezionarmi gli effetti, cioè diciamo altri parametri però relativi a questo preset. Allora, in questo caso per esempio mi torna comodo, ritorniamo nell'editor, andare a, io tipicamente vado a mettere per esempio il mix del riverberi, dei delay, e quindi per esempio vado a selezionare il chorus e voglio andare a selezionare il mix del chorus e lo metto qui. Poi voglio avere il controllo del mix del delay, ad esempio. Anzi, non del mix delay, ma dell'input, perché il mix abbiamo detto che lo teniamo così. Quindi vado a gestirmi l'input del delay in modo tale che lo posso regolare come voglio. Poi, per esempio, come abbiamo detto, il riverbero. In questo caso vado a selezionarmi il mix del riverbero. Posso mettermi anche il decay time, cioè, eccolo qua, il decay time, mettiamolo su. E poi ragazzi posso mettere, per esempio ho il distorsore, quindi vado a regolarmi il gain, quindi il drive, quindi ho il mio drive 1, quindi ci metto drive, lo metto qui, e il tono lo metto qua. Poi che altri effetti ho da gestire, vediamo, ritorniamo sulla performance. A seconda, per esempio se voglio mettere un tremolo, gestisco, posso fare qualsiasi cosa. Ok, allora a questo punto ritorniamo nella visualizzazione e vedete che la per preset si è arricchita del mix del chorus, del delay, del riverbero, eccetera eccetera, in modo tale che voi dal vivo siete in questa situazione qua, c'è un po' troppo delay, tac, vado qui e regolo l'input del delay, salvo, e in modo tale che lui automaticamente salva sul canale in cui siete, chiaramente, perché voi siete su, diciamo, a seconda della scena, sul canale che state utilizzando. È chiaro questo concetto qua? Adesso posso spiegare tutto al mio amico che è FM3, ma non capisce in italiano. Mille grazie. Ok, Gabriel. Va bene? E quindi questo è un po' l'organizzazione dei vari preset. Ad esempio, adesso posso fare una scena 7, adesso per esempio, dove voglio un clean senza niente. Quindi posso prendere... Allora, torniamo nell'editor, scusate. Se io voglio comunque avere una scena 7 disponibile qui, allora faccio così e gli dico, ad esempio, copiami la scena 1 sulla 7, che non è la televisione, ok, e vado a spegnere il chorus e il delay, in modo tale che ho... clean, per esempio faccio in modo che per esempio l'1 sia il clean plus, perché ha un po' di effetti in più, quindi lo chiamo plus, così voi fate, usate quello che volete. Poi posso avere la 8, che magari è la stessa però con un po' di chorus. Quindi la chiamiamo ad esempio 8, ok, chiamiamo clean CHR chorus, dove accendo il chorus. Ok, per fare il funky. Uno. A questo punto dite, facciamo nell'utilizzo live. Allora, qui c'è un discorso un po' particolare che riguarda l'FM3, spegniamo un attimo l'editor. È una cosa molto importante, ragazzi. A volte, diciamo, alcuni mi dicono:
c'è comunque c'è un lag nel cambio. Allora, abbiamo detto, quando cambio l'amplificatore, facciamo una cosa di questo genere. La mettiamo, mettiamo sulla scena 6. Mettiamo anziché la Plexi un amplificatore con un guadagno un po' più alto. Allora ve lo faccio rivedere. Guarda, mettiamo un amplificatore più high gain, tipo una Friedman, che potrebbe essere una BV1 FAT. Sentiamo. Bella. Ok, la salviamo così, la scena 6. Ok, così vi faccio vedere, ad esempio, allora seleziono la scena 6 con il pulsante al posto della 4. Lo facciamo con l'edit. Imparate sempre a utilizzare l'onboard. Quindi, cosa faccio? Per selezionare la scena vado su Home, Setup, ok, FC Controller, Patch, eccetera, eccetera, Enter. Vado a selezionare il foot switch che voglio gestire, che è il 4, e quindi vado su con le frecce giù e mi seleziono in questo caso la scena numero 6. La 6, ok, benissimo. E torno qua. Allora, vediamo un attimo. Ecco, questo per alcuni pare che sia un ritardo. Io non so come si faccia a dire, però pare che sia un ritardo. Ok, se diciamo questo ritardo, questo piccolo, diciamo, ritardo nel cambio, cioè perché lui deve caricare il nuovo ampli, ma secondo me non è assolutamente problematico. E, però vi consiglio di cambiare, ripeto, come dicevo prima, di cambiare solo l'ampli, non cambiate anche il cabinet, perché se aggiungete il cabinet questo ritardo allora diventa fastidioso. Dipende sempre da come volete utilizzare, però io vi consiglio di, ma anche perché non ha senso sostanzialmente, cioè per me, se io sto suonando con un certo setup, mantengo, diciamo, cambio i canali dell'ampli, non posso cambiare il cabinet, semmai cambio preset e utilizzo un altro preset. La cosa importante, ragazzi, invece, che voglio farvi vedere, aumento lo zoom un secondo, è la possibilità di dire, ok, io ho tre pulsanti, voglio selezionare più scene. Come posso fare? Allora, ci sono varie modalità. La prima ve la faccio vedere con l'editor. Io posso andare nella FC Controller, per esempio. Allora, sono sull'FM3. In questo caso posso, sulla scena clean, vedete che si può abilitare il Second Press Preview Scene. Cosa succede? Se io praticamente lo abilito, ok, abilito questo pulsante, cosa succede? Che lui, se io praticamente sono nella scena 2, nella scena 3, scusa, anzi nella 6, posso selezionare il clean. Se io ripremo il clean, mi ritorno nella scena precedente. Questa è una funzione che può essere interessante. Poi un'altra funzione che può essere interessante, se voi alla fine utilizzate solo due, per esempio un ampli clean e distorto, voi potete anche pensare di fare una cosa di questo genere, per esempio usare la parte toggle, quindi la scena primaria è la 1, la secondaria è la 6 ad esempio, e quindi voi alternate le scene la 1 e la 6 semplicemente premendo un pulsante unico. Faccio vedere qui. E magari
gli altri due pulsanti mi servono per esempio per selezionare il chorus, il delay. Why not? Allora, guardate, facciamolo ancora una volta con l'interfaccia on board. Allora, cosa faccio? Abbiamo detto setup, ok, FC controller, eccetera, eccetera. Ok, a questo punto vado a selezionare questo, invece che dire scena, vado a selezionare per esempio effetto, ok, vado sotto, gli dico di bypass, ho la funzione bypass, e gli dico di andare a selezionare per esempio il delay, delay 1, gli dico anche un, gli do anche un colore diverso, che okay, dov'è il colore? Che non me lo ricordo più, eccolo qua, siccome il delay è, faccio blu, c'è una blu, ok, vedete che cambia anche il colore, a questo punto non si vede benissimo, però sta cambiando, e questa volta vado sul, sulla diciamo, pulsante 3, e quindi vado a gestirmi un effetto delay, per esempio, effetto, bypass, mi va bene, in questo caso vado sul delay 1. Ho sbagliato i colori, era quest'altro blu, ok, delay 1, e questo invece lo seleziono ciano. Orange, red, default, ciano, eccolo qua, che sono in modo selezionato. Allora, in questo caso, cosa ho? Io praticamente ho selezionato come se avessi due canali dell'ampli, clean e distorto, e ho già i due, gli effetti disponibili. È chiaro? Guardate che figata. Quindi io seleziono scena 1 e scena 6. Vedete? Lo vedete sullo schermo. E a seconda della configurazione posso andarmi a spegnere. Aspettate che ho sbagliato. Ho selezionato... Ecco, adesso ho spostato... Aspettate che ho spostato... Eccolo qua. Avevo spostato la configurazione. Ho sbagliato a configurare. Un attimo. Enter. Quindi questo è il chorus, non il delay. Ho sbagliato a chorus. Eccolo qua. Perfetto. Ok, allora a questo punto, questo è il clean. Questo è la Plexi 2. Spengo il chorus, quindi faccio salva, store, enter, doppio enter, e questo è... E qua praticamente vado ho il clean. E volendo mi accendo il delay e il chorus. Se io lo premo una volta... Poi, per esempio, ragazzi, posso anche fare un'altra figatina, per esempio. Guardate, adesso lo faccio con l'editor, in modo tale che usiamo sia uno che l'altro. Io posso anche lavorare con gli effetti, in modo tale che, per esempio, il coro, siccome non lo accendo più di tanto, allora me lo tengo, invece lo tengo sotto il delay, però nella funzione hold. Ok? A questo punto gli dico effect. Ok? E vado a selezionare il chorus. Ok? Vedete che in questo caso ho il chorus. Mentre da questa parte qui mi vado a selezionare il drive. Perché mi voglio, diciamo, accendere il boost. Questa cosa gli dà il colore rosso, proprio perché così è anche drive. E magari, tenendolo premuto, vado a selezionare il compressore. Why not? Ce l'ho. Quindi ho la doppia funzione. E vai, che andiamo a selezionare il compressore, tac, e vai. E quindi io con un pulsante e altri due ho selezionato quattro effetti che sono tutti, praticamente tutti gli effetti della mia patch. Ma non solo, io posso anche tenere premuto il tasto toggle e avere un, non so, richiamare un'ulteriore scena. Cioè, ne posso fare cioè ho tre pulsanti, ma posso fare veramente una marea di cose. Quindi salvo e ritorniamo a vedere come funziona. Sono nel lead, posso
voglio accendere il drive sul lead. Perché voglio boostare, aumentare il gain delle lead. E vai. Voglio spegnere il chorus, tengo premuto. Tengo per qua, si vede poco, ve lo metto un po' più in parte. Vediamo. Eccolo qua, che lo vedete meglio. Scusate, anzi. Ok. Se io voglio togliere il chorus, tengo premuto il delay. E il chorus bypassed, l'avete visto anche sullo schermo. Poi chiaramente la scena rimane, se non memorizzo la scena ritorna come era prima. Poi posso accendere il drive. Posso spegnere il delay, posso avere il clean solo col drive. Sentite quanti suoni riesco ad avere? Cioè ho tre pulsanti, ma ho praticamente una marea di comandi. Quindi ho un pulsante che di fatto mi cambia i canali dell'ampli. Con gli altri mi richiamo quattro effetti. Cioè, e non solo. Ma siccome la scena è diversa, io potrei adesso, in questo caso, sto chiamando, ad esempio, il drive, ma è il drive col canale A, quindi LTS-808. Potrei richiamare un altro drive volendo, e quindi a seconda di come sono memorizzata la scena. Quindi veramente la parte creativa vi permette di fare, perché tanti dicono ma tre pulsanti cosa faccio? Sì, se fai una configurazione di questo genere, tre pulsanti a voglia che ti posso. E poi questi pulsanti, tra l'altro, questa configurazione la posso memorizzare in questo layout che mi sono fatto. Ok, e gli dico posso memorizzarlo su tra i tanti layout, quindi copy layout per esempio sull'8. Ok, adesso ci metto un pochettino. Questo ci sono le utility, per esempio, oppure layout 7 che non c'è niente, e faccio past. Ok, e quindi questo layout è uno dei tanti. Nell'FM3 vedete che queste due manopole mi consentono di selezionare layout. In questo caso sono sul 7, ma potrei andare a selezionare il 6, e quindi a seconda del prezzo, basta che mi chini e giro la manopola, posso anche selezionarmi un layout completamente diverso per fare cose completamente diverse. Per esempio richiamare il loop, il looper, richiamare una marea di cose. Ok? Visto che ci sono, c'ho anche il pedale volume che è qua in parte, lo vedete qui, adesso ci sono sopra io, però c'è anche il pedale volume. Come lo vado a utilizzare? O magari lo vado a utilizzare per l'UA, quindi lo metto qui, ad esempio lo usiamo per UA, quindi mettiamo dentro il blocco UA, scusate che vi faccio vedere l'edito, eccolo qui, vado a metterci o il volume o UA, a seconda di quello che volete controllare. Allora, andiamo a metterci il wah wah. Ok. Molto semplicemente, solito discorso, vado sulla manopola di controllo, tasto destro, seleziono, in questo caso sono collegato al pedale 1, che è questo. Posso mettere l'auto engage, MIDI position, e vedete che quando io muovo il wah si impegna, ok? E si spegne quando sono a zero. Chiaro? Lo vedete qui, se volete ve lo faccio vedere anche su, potete per vedere, verificare, premete layout, vedete sono proprio sul wah. Come io muovo il pedale, vedete che il wah si attiva, e quindi ok, poi sì. Come lo metto a zero. Ok, vediamo un attimo. Ok, molto bene. Hello sir, love the FM3 and your presence. Thank you for all the quality contents. It's helped me
a ton. Thank you very much, Jason Wade. Thank you so much. So if you have any questions also in English, and then I work in Italian, but the lesson is almost finished and I can answer to your questions. I hope that you understand the philosophy to create the live presets, and see, it is pretty easy, and it is only a matter of your creativity to set up your FM3 and to select a wide range of sounds with only three foot switch. It's very, very easy. Okay. And I remember that it's possible to download these presets on my shared directory. If you have a membership of my YouTube channel, you can access to the shared directory. Okay. Posso anche decidere di accendere drive e delay ad esempio con un solo foot switch? Mattia, è sempre una questione di scena. Cioè hai la scena che ti permette di gestire due controlli contemporaneamente. Non ha senso, perché poi qual è il problema? Dopo come fai a controllarli? Cioè hai sempre un pulsante per accendere tutti e due, e quindi comunque è una scena. Nel momento in cui tu fai più di un'operazione, è sempre comunque una scena. Ok? Per esempio, adesso mi sono, guardate cosa faccio, no? sono dal vivo e ho la scena clean, ok? A questo punto col drive acceso posso spegnere il drive, posso attivare il chorus tenendo premuto il delay. Se voglio memorizzare la scena, ok? Attenzione! Cosa molto importante, se io, allora, ogni volta che adesso richiamo le scene, la scena ritorna come precedente. Se io vado su un menu, che è questo, allora vi faccio vedere, andate su Home, andate su Setup, sulla parte MIDI, Remote, entrate, c'è il parametro Scene Revert, che se il Scene Revert è on, lui ritorna sempre alla scena come è stata memorizzata. Se invece lo mettete off, lui praticamente ritorna alla scena così come è stata lasciata. Quindi se io adesso ho fatto la scena con il chorus, il delay acceso, adesso se io cambio scena e ritorno alla scena clean, ok, mi viene messa con il chorus e il delay. Se io adesso invece spengo il chorus, spengo il delay e attivo il drive, cambio scena, ritorno e vedete che lui mi ha selezionato quella col drive, capito? Ok, Marco, in live do you use the reverbs more big Nimbus Stratus, strato come lo so? No, I don't use a so huge reverb, because reverb is dangerous on live, because you don't know where you are, because if there is a large ambient you don't need the reverb. If it's a small ambient you need the reverb. For these reasons I prefer to use the perform page and to select in this case the reverb mix and reverb time. Of course I can also select reverb type. I don't know if it's possible. I don't think so. It's not possible to select the reverb type. You can change the channel. I don't know. We can try. Non credo che sia possibile, a meno che, vediamo un po'. Facciamo un trucco, barba trucco, vediamo se è possibile fare questa cosa qua. No, non c'è la possibilità. There is no possibility to change the
the reverb from the performance page, but you can change the time and mix. Io ho aggiunto un dual switch da 20 euro e si hanno altre N combinazioni tap hold delay molto utili. Sicuramente, Andrea, puoi utilizzare il secondo ingresso pedale per avere altri due switch. Questo sì, e quindi avere assegnare altre combinazioni ai vari pedali. Ecco, l'importante è questo fondamentalmente, cioè non cambiare, cioè si possono cambiare tante cose, l'unica cosa a stare attenti è sulla parte, diciamo, del cabinet. Non conviene cambiare il cabinet, altrimenti si allunga questo piccolo ritardo che c'è, però sentite, cioè, il ritardo è veramente... Cioè, dire che è un ritardo, un buco, eccetera, eccetera, mi sembra un po' ridicolo, ecco. Troppo delay. Too much delay. I can change the delay mix directly from here. Delay input gain here. Okay. Okay. Store. Che suoni, ragazzi, what a sound! Fantastic, this patch is really fantastic. Ok. Che altri suggerimenti posso darvi? Ecco, state attenti. Ecco, l'unica cosa, state attenti. Quando attivate la funzione press and hold, molto attenti a questa cosa qua. La funzione, siccome lui deve capire se state premendo una volta o state, diciamo, attivando la seconda funzione, lui non attiva immediatamente il cambio della scena o dell'effetto o quant'altro, lo attiva al rilascio. Quindi dovete essere smart a ricordarvi che se volete utilizzare quella funzione dovete premere e attivare, quindi l'attivazione del cambio scena è fatto nel momento in cui rilasciate, ok? Questo perché alcuni hanno detto, ma è un ritardo. No, non è un ritardo, e lui deve funzionare così, altrimenti come fa a capire che ha una doppia funzione quando lo selezionate? Ok, molto bene. Ok, altre cose che vi posso far vedere. Ma penso di aver fatto vedere tutto. Ah sì, una cosa molto importante dal vivo, ragazzi, visto che sono qua. Usate con parsimonia. Allora, questi parametri qui. Allora, io ultimamente mi sto concentrando molto sull'uso delle IR con il microfono 57. Perché il 57 è il suono che conosciamo tutti, fondamentalmente. È bello medioso. E più, diciamo, non spancia troppo sulle basse. Cioè, vi faccio un esempio. Se io seleziono un altro cabinet, per esempio, mettiamo, allora, 4x12, invece che col 57 vi seleziono questo, il 313. Oppure un 160, vediamo un po' più ciccione, ancora più ciccione, che può essere tipo questo, vediamo. Ecco, per esempio questo è credo sia un Behr Dynamic 160, è un Ribbon.
dovete fare attenzione, perché il suono sembra figo. Figo, bello ciccione sotto. Rispetto a questo, rispetto a quell'altro, però questo suono introduce dei sub, delle basse frequenze che voi magari all'inizio non sentite bene. Questi qui poi, quando andate nell'impianto, vi crea un rumore, cioè un, si chiama un booming sotto, quindi un rumble sound, che è devastante. Dovete tagliare tutto. Per tagliare dovete andare sul preamp e tagliare la IR, ovviamente, qui. Ma comunque è sempre molto rumoroso. Questo è bello da sentire qui, ma non poi nella, quando suonate, perché questo poi il fonico diventa matto a tagliarlo. Cercate di utilizzare queste IR, che anche se suona non sembra ciccio, però è sempre bello. E comunque già è meglio tagliare comunque anche la 57. Eccola qua, ve la memorizzo. Ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Direi che devo aver ho toccato più o meno tutti gli argomenti. If you have any questions, se avete altre domande. E vedete, con questo preset, ecco, giusto per dire, ecco, il discorso della CPU che si accennava prima. Cosa fare per sovraccaricare il CPU? Ecco, per esempio il cabinet, visto che in questo caso sono solo al 67%, posso andare su a usare l'ultra res. C'è una differenza, è più dinamico, cioè si sente, sotto le dita è più bello, suona più aperto l'ultra res. Belli si suoni. È il discorso che dicevo prima, di avere questi suoni mezzi crunch che vanno sempre bene a seconda di come pennate. Molto bello, se vado nella 6, e poi chiaramente se voglio avere un clean puro, togliamo questo, togliamo il delay. Faccio funky, devo fare la ballad, attivo il delay. Seleziono la 8. Ma vedete che ci sono tante cose. Poi vabbè, se voglio mettere delle cose un po' particolari, tipo voglio mettere qui una super plexi reverb, allora quello ciuccia parecchio, come
come effetto. Allora, per esempio, qua posso mettere un plex delay, vedete che la CPU mi schizza a 78. Lo metto in parallelo, ok, e voglio magari metterci, ok, in questo caso devo metterci il mix al massimo, voglio usare un plex verb. Eccolo, vedete che la CPU comincia, ecco, quando vado all'ora così non c'è il warning, però devo stare attento che sono nella zona X. Adesso vai in warning, però in questo caso se vai in warning è inutile che usa l'ultra res, uso lo standard, vedete che mi torna tranquillamente sotto gli 80. Dal vivo non cambia niente, però il plex delay è bello in studio, ma da usare il vivo sta roba qua diventa un po' complicato, a meno che non fate delle cose molto particolari. Ma potrebbe essere più interessante, ad esempio, mettere un tremolo, un panner qui. Un panner stereo. Ok, togliamo un attimo questi effetti qui, così dopo vi dà, tanto li potete anche mettere dopo senza problemi, ok, giusto per darvi poi la patch. Ma per dire, cioè, per fare cose complicate, vi faccio vedere una patch che è questa qui, vediamo un po', no, non questa, forse questa, no, non è, sì, no, non è questa. Dove? Eccola qua, questa qui per esempio è una patch dove ci sono cose un po' importanti, però vedete che io rimango tranquillamente tra gli 85 e questa non mi si è mai spenta. Notte Jacopo, volume, ok, devo trovare. E questa puoi fare cose tipo, se voi andate sul preset numero 121, ok, dei factory preset nuovi, è esattamente la stessa patch, più o meno uguale, quasi uguale. Vedete che non va neanche in warning. Però se uso il cabinet in ultra res, ovviamente là, vedete che va in warning. E quindi qua dovete saper gestire un po' le cose. Magari posso dire uso l'ultra res, però magari vado, risparmio sul riverbero. Tanto ho il Black Delay che mi fa un riverberone pazzesco. Vado sull'Echo Density, la metto a 4. Vedete che ritorno sotto l'80. Thank you.
Questo è il numero 121, una mia patch che è stata integrata dentro i nuovi Factory Preset. E qui c'è, vedete, c'è tanta, è sfruttato ampiamente perché sono sugli 80, ma lui va veramente tranquillo. Bene ragazzi, vi ringrazio dell'attenzione, spero che sia stato abbastanza chiaro, spero che sia stato abbastanza utile. E se avete domande fatele pure sotto al video, come al solito. Se avete altre domande potete iscrivervi al mio canale Discord, trovate l'indirizzo sul mio sito marcofantano.it, e dopo lì c'è una bella community, si discute di Fractal, si discute di tutto, di chitarre, di qualsiasi cosa. E se siete di Verona domani suono, altre cose, ecco, lasciate qualche commento che sono sempre contento quando voi mettete un commento, anche negativo, anche dislike, vanno bene, i dislike tanto contano come i like per l'algoritmo di YouTube, non c'è problema. E se avete piacere abbonatevi anche al mio canale, così potete scaricare la patch che ho fatto e insomma darmi anche una mano a sostenere questa attività che, come vedete, diciamo, prossimamente farò delle cose veramente molto interessanti e insomma con le risorse si fa tanta roba. Bene ragazzi, ciao Mario, ciao Jason, hi Jason, thank you very much, ciao Gabriel, Cariali, ok, don't know exactly the name, Andrea, eccetera, tutti coloro che hanno partecipato, vi auguro una buona notte, mettiamo la musichina bella sotto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, solite robe, insomma, lo sapete anche voi meglio di me. Bene ragazzi, Fractal School. Ciao.